benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi porterò con me nella meal prep della domenica, che faccio quando riesco a farla. Non troppo spesso, però quando riesco ci do dentro. È un video che mi è venuto in mente dopo che vi ho fatto vedere su Instagram, ma anche qua su YouTube, la nostra spesa del sabato al mercato, e sempre mi chiedete come faccio a consumare il tutto. Il mio segreto è una buona organizzazione del frigo, perché in tutto alla fine più o meno va in frigo, se non anche in balcone, se avessimo un balcone, ma noi lo mettiamo in mansarda per tenerlo al fresco. Però poi quello che faccio è cucinare. Per appunto non occupare troppo il frigo, preferisco fare meal prep, quindi cucinare una grande quantità e poi conservare il tutto e tenere in frigo oppure in freezer. Prima di partire, il primo consiglio è tirare fuori carta e penna e segnarsi gli ingredienti che si vogliono preparare e le varie preparazioni. In questo modo ci si può anche organizzare per fare più cose allo stesso momento. Scoprirete che, o meglio, noterete che io mentre faccio una cosa ne ho altre tre che vanno da sole. Quando il cibo si cucina da solo io sono molto contenta. E quindi, dopo aver fatto la lista, si inizia con le preparazioni. Quindi vi lascio il video dove vi porto con me in una domenica di relax e meal prep. Iniziamo quindi questa meal prep con cavolfiori e broccoli, che io faccio al vapore, forno a vapore best friend. Li butto subito dentro perché questo è l'unico modo tendenzialmente in cui li consumiamo, cioè prima al vapore, poi o conditi direttamente così con olio, sale e pepe. Il mio modo preferito di mangiare i broccoli, adoro profondamente. Oppure si possono mettere una pirofila, fare gratinati, insomma. Però si parte dal broccolo al vapore essenzialmente. Quindi li sistemo in questa teglia, che è particolare con i buchi sotto proprio per il forno a vapore, e vanno in forno. Ci stanno più o meno 13-14 minuti, quindi cottura velocissima, al vapore 100 gradi. E nel frattempo mi metto a fare il lavoro più lungo, che è la pulizia delle mammole. Mammole o carciofi, il miglior modo per pulirli è praticamente togliere tantissime foglie esterne. Quindi, una volta tagliati, ripuliti, consiglio due cose. Uno, di metterli dentro una bacinella di acqua e limone, perché sennò si anneriscono. E due, se ce li avete, di utilizzare dei guantini, perché sporcano tantissimo le mani e le anneriscono. Quindi, se avete dei guantini, noi li abbiamo trovati all'asse lunga, questi guanti qua, molto fighi, neri, così sono molto da chef, sono veramente utili. Quindi ora mi aspettano ben 18 mammole da pulire, yay yay yay! Utilizzo questo tagliere di coro, che è comodissimo perché in questo modo non devo fare avanti e indietro con il cestino, ma apro, butto qui e poi svuoto man mano. Decisamente pratica, non faccio troppo caos sull'isola. Nel frattempo mi è venuto in mente che, siccome questa è una preparazione che prevede tanto tanto tempo, e qua sono nell'acqua col limone, di mettere su anche le melanzane. Le faccio a cubetti e le metto su in pentola con un pochino, un mix di spezie che questo praticamente è un mix che su Coro si chiama Scramble Eggs Topping, e è consigliato per condire le uova strapazzate, ma noi lo adoriamo tantissimo e lo usiamo per tutto, perché è un mix composto di tantissime erbette, anche è già salato, quindi rende tutto subito saporito. Le faccio in bianco, quindi non aggiungo subito il pomodoro, perché preferisco
cuocerle, averle cotte, poi metterle via in bianco in modo che poi quando si vanno a scaldare, eccetera, se uno le vuole fare il pomodoro, ci sono il pomodoro, oppure si mangiano così in umido essenzialmente. Prima mandata, bella pulita, ora le ho messe sul fondo della pentola a pressione, aggiungo un pochino d'acqua e prezzemolo e faccio cuocere per una decina di minuti. Vengono tenerissimi. Prima parte della meal prep fatta. Fatto i cavolfiori, qui abbiamo le melanzane che ho messo via in porzioni più piccole, così veramente uno lo tira fuori una porzione da contorno sugo, e i carciofi, adoro profondamente. Questo cavolfiore invece l'ho tutto maciullato, ora lo metto un attimo da parte perché voglio fare uno sformato, ma devo andare a prendere le mozzarelle e altri ingredienti e quindi ora l'ho soltanto preparato. Questo è quello che ho fatto per la prima parte della mattina, della giornata. Oggi è domenica in casa e quindi mi diverto a fare un po' di meal prep, ma è anche uscita una bellissima giornata. Vado a nuoto, quindi pausa, vado un'oretta a nuotare, lavarmi tutto, valore aggiunto, e torno per pranzo. Ho questi carciofi che mi chiamano. Le foglie dei carciofi invece le ho messe a bollire per circa un quarto d'ora e hanno colorato l'acqua rilasciando tutto il loro sapore, hanno fatto una sorta di infuso di carciofi che dice avere diverse proprietà benefiche tra cui pulizia del fegato, quindi oggi ci depuriamo un pochino il fegato. Nel frattempo Jimmy si è fatto figurino mentre ero a nuoto, sono uscita con un Jimmy pigiamato, sono tornata con un Jimmy incamiciato di bianco che si mette a cucinare, yes, giustamente. Ora, update capelli. Non abbiamo niente. Non so, mi devo andare a cambiare, sono in tuta, mi devo andare a truccare, non lo so. Sono quattro giorni ero vestita nello stesso modo, non potevo più. Sì. La degenza di Jimmy continua molto bene, in teoria. Ieri abbiamo fatto il primo lavaggio. Ora sui capelli deve mettere Bepanthenol a manetta e poi domani andiamo a... Sì, certo, ho fatto tutto. E poi domani andiamo al centro perché gli fanno loro il lavaggio meglio, perché dobbiamo capire un po' come funziona. Sono messo 45 minuti, anche oggi sono messo 45 minuti. Sì, ma non ci convince troppo. Quindi niente, ora pranzo con una delle leccornie che ho preparato, ovviamente carciofi perché... Poi sono anche passata all'Esselunga a prendere gli ingredienti, aspetta, vi devo far vedere una cosa. Gli ingredienti per lo sformatino che voglio fare e sentite adesso come faccio urlare Jimmy di piacere senza nemmeno toccarlo. Oh. Wow! Ma che dici? Ma queste sono delle bestie! Praticamente noi quando troviamo il parmigiano reggiano a sconto nelle vasche cerchiamo sempre queste mezze lune perché ragazzi o i cilindri posso dire una cosa un po' attimo legale. Fammi spiegare un attimo il motivo perché comprare questa forma significa che di crosta è soltanto questa parte qua sotto. Vabbè dai, soltanto questa parte qua sotto, quindi in realtà lo paghi anche di meno, dai, dai. Cioè noi ci si esalta e si spreca meno roba, fine, è conveniente, ma chi se ne frega, è più conveniente, però... sì esatto, ma per quello ci si esalta, se no comunque posso dire, anche se è un po' volgare, hai un culo della madonna. Sì, io lo becco sempre. Cioè sempre. Te lo becchi sempre e a sto giro pure noi. Però io non ho mai visto un pezzo così grande. Sono due così grandi. Due così grandi infatti, cioè incredibile. Che forma era sto formaggio? Davvero. E basta, quindi ora pranzetto, poi continuo con le mie preparazioni. Tornata e pranzato, ora mi metto a preparare lo sformatino, quindi qui ho il cavolfiore che adesso vado un po' a speziare con il mio mitico mix di spezie, solitamente uso un po' sempre gli stessi ingredienti anche perché penso che sia un po' utile utilizzare bene o male gli stessi ingredienti per fare diverse preparazioni piuttosto che farne 200 con 200 ingredienti diversi,
che poi alla fine non è sostenibile, diciamo, in una casa. Quindi preferisco far vedere pochi ingredienti e diverse preparazioni con le stesse cose. Quindi con il cavolfiore vado a insaporirlo, condirlo, e poi vado a stratificare essenzialmente in una pirofila, questa bellissima di coro, guardate che bella, questa, e forse me ne viene anche un'altra piccolina. Faccio degli strati di cavolfiore, mozzarella, parmigiano, cavolfiore, mozzarella, parmigiano, e riempio. E basta, poi questa va in forno per essenzialmente un pochino gratinare il parmigiano e sciogliere un pochino la mozzarella, ed è pronta. Io ne preparo, se riesco, anche la teglia piccola, appunto, per poi congelare il tutto, così da avere essenzialmente un pasto pronto per quando ci si ricorda di scongelarlo, perché alla fine è quella la cosa più difficile dopo che si è fatta la meal prep: ricordarsi di avere le cose in freezer pronte al consumo. Nel frattempo che andava in forno lo sformato, ho pensato: perché non buttarci dentro e sfruttare il fatto che il forno sia acceso anche le melanzane, che ho tagliato a fette, erano molto grandi, quindi le ho tagliate in tre, a volte taglio anche in due, però erano veramente spesse, e si praticano dei taglietti e si mette del sale, spezie. Io ho messo harissa, forse lo sapete se mi seguite, perché lo metto ovunque da quando l'ho presa a Tenerife. E basta, così veramente terminato tutto. Yay! Siamo arrivati alla conclusione di questo video. Questo è il risultato finale. Le melanzane sono ancora in forno, ma loro ci impiegano un pochino. Io vi volevo salutare. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se ne volete altri in stile meal prep, così che mi date anche l'incentivo a farla più spesso. Grazie. E noi ci vediamo nel prossimo video. Yeah! Chiusura un po' strana. Ciao ciao! Allora, vi ho detto che l'ho fatta, ma effettivamente non l'avevo ancora assaggiata, e tisana e carciofi, boh, no, mischiala con qualche calda cosa. Non è male, puoi provare a mischiarla con quelle cose che c'è. No, ok, mi piace, al quinto cucchiaino diventa buono. Invece lo sformato, perché non li ho aggiornati, sformatino, l'abbiamo assaggiato, quello piccolino, molto buono. Buonissimo, è super saporito, grazie al formaggio. Sì, ma prendilo. Ma... avevo paura di bruciarmi. Ma che paura di... avevo paura di bruciarmi. No, dai, ven via ora. Non è male. No, sì, al quinto cucchiaino. Sa un po' di camomilla. Un po' di camomilla. Stile camomilla. Ma perché ti metti in bocca tutto il cucchiaio? Perché... fatelo scivolare! È una tecnica particolare. Ma no, ma è stranissimo! In delle zone della non bocca... non stai mangiando fa... nulla! Cioè, no. Basta versartelo! Così che va in delle zone della bocca dove non brucia. Giusto. Sulla lì qua, cioè sulla la bocca... lingua, sì, certo. Basta. E con questo. E con questo.